Si fa bambino, certo, la tenerezza del bambino ci tocca il cuore, ma Dio si fa piccolo, si fa povero, nasce un po' rifiutato, non c'è posto, non c'era posto per lui. Forse la gente stava facendo festa, e quando si fa festa c'è poco posto per Dio. O forse c'erano altre occasioni, o forse siccome Maria e Giuseppe venivano da Nazareth, è vero che le loro origini erano a Betlemme, ma le origini risalendo molto, molto indietro nel tempo, fino ad Adria, erano degli stranieri, quindi per gli stranieri non c'è posto. Ecco, Dio si fa piccolo in questa maniera. E allora dobbiamo chiederci: ma perché Dio si fa piccolo così? Poteva venire con tutte le pompe di questo mondo, no? Il dominatore del mondo. Abbiamo sentito nella seconda lettura che ci è stato detto che tutto è stato fatto per mezzo di lui, niente è stato fatto senza di lui. Dio ha creato il mondo, addirittura l'ha creato in Gesù Cristo. Io credo che con questo Dio ci vuole insegnare qualcosa. Qualcosa sulla vita cristiana. Il cristiano non è colui che cerca la potenza, non è colui che cerca la grandiosità esterna, ma colui che va alla essenzialità della vita. E l'essenzialità della vita è che, se vogliamo volerci un pochettino più bene, non dobbiamo guardare soltanto in alto, ma dobbiamo guardare anche in basso. Non dobbiamo guardare soltanto alle persone di successo, dobbiamo guardare questo piccolo bambino in cui si rende presente Dio. Questo noi oggi stiamo cercando. Che Dio si rende presente nelle cose piccole e dobbiamo saper scoprire ciò che di grande c'è e quindi anche il segno della presenza di Dio nelle piccole cose della nostra vita. Vedete, non siamo mai soddisfatti. Perché? Perché cerchiamo soltanto le cose grandi e non sappiamo godere Dio che ci viene incontro, appunto, in un bambino. E sappiamo che anche oggi non c'è posto per il bambino. C'è posto per tutto. C'è posto per la casa bella, c'è posto per la ricerca della carriera, non necessariamente sono cose cattive, intendiamoci. Non c'è posto per il bambino. Non c'è posto per il piccolo. Dio ci dice che dobbiamo imparare ad amare anche queste cose piccole, non solo per il bambino evidentemente, ma anche le cose piccole e belle, oserei dire saporite, nella nostra vita. Infatti, vedete,